L'astronauta italiano Luca Parmitano, insieme al collega Chris Cassidy, che sono sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha portato a termine senza problemi le attività extraveicolari previste nella missione iniziata lo scorso maggio. La passeggiata spaziale è durata 6 ore e 7 minuti complessivamente ed è iniziata martedì 9 luglio 2013. È stata completata la prima delle due attività programmate nel corso di questo mese. Le attività extraveicolari previste in questa fase della missione sono necessarie per preparare la Stazione Spaziale Internazionale per l'aggiunta di un nuovo modulo russo, oltre che per effettuare ulteriori installazioni sulla struttura del laboratorio orbitante. La passeggiata spaziale appena conclusa è stata quindi la 170ª in supporto all'assemblaggio e alla manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale, per un totale complessivo di 1073 ore e 50 minuti. Dedico la mia prima passeggiata spaziale a tutta l'Italia e agli italiani, ha dichiarato Luca Parmentano subito dopo il suo rientro all'interno della Stazione Spaziale. L'astronauta si è detto orgoglioso e ha ringraziato per avere avuto l'opportunità e il privilegio di essere il primo italiano a poterla fare. La missione spaziale di Parmitano e del collega americano Chris Cassidy è finita tra l'altro con un'ora di anticipo. Infatti, Parmitano, primo a volare nella nuova generazione degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, ha finalmente realizzato il suo sogno di sempre e ha dato il meglio di sé con l'entusiasmo di sempre. È stata una giornata indimenticabile che ha fatto dell'Italia il decimo paese ad affrontare una missione di questo tipo. La missione volare, la prima a lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI, ha segnato un traguardo importantissimo. Abbiamo realizzato un sogno, ha detto il presidente dell'ASI Enrico Saggese. Un momento particolare, un momento particolarmente importante per l'Agenzia Spaziale, perché negli ultimi 20, anzi 21 anni dal primo volo dell'astronauta italiano abbiamo ottenuto questa possibilità dell'attività extraveicolare, di questa che chiamiamo passeggiata spaziale, ma che tutto si connota, eccetto che è una spasseggiata. È un lavoro intenso, un lavoro di 7-8 ore, per cui sono preparati a lungo a terra, si sono preparati a lungo a bordo. E la fatica è talmente elevata che dopo questa passeggiata avranno 24 ore di riposo. Gli auguri del ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Chiara Carrozza sono arrivate via Twitter. Per Claudio Sollazzo, direttore della missione Columbus dell'ESA, la prima passeggiata spaziale di un italiano è una frontiera che potrebbe forse riuscire a svegliare l'Italia dal torpore scientifico. Registriamo che l'ultima passeggiata nello spazio del nostro astronauta Luca Parmitano ha avuto qualche problema. Infatti è rientrato dopo metà del tempo previsto per il lavoro all'esterno della navicella spaziale perché si sono riscontrati problemi con il casco. Niente di preoccupante, Parmitano è rientrato normalmente all'interno della stazione orbitale e da lì sono iniziate poi le verifiche per capire l'origine dell'imprevisto.